Siamo anche con Annetta Avlikova da Scandicci. Allora, hai ricevuto appena adesso, qui hai lasciato un po' del tuo cuore, no? Qui hai ricevuto un bellissimo omaggio floreale. Parliamo però dai tuoi ex tifosi qui di Busto. Parliamo della partita. Punto a punto, molto, molto lottati i primi due set, e poi cosa è successo secondo te? Sì, sai, questa partita è vicina, che finisce sempre due punti, solo differenza. Poca differenza. Che è bellissima partita, però per noi non finisce bene. Però penso che è bella partita per tutti chi sono in questa palestra. Allora, nel terzo set avevate trovato un po' la chiave, no, del gioco. Qualche cambio, è entrata anche Sara Loda. Sì. Poi nel quarto cosa è successo secondo te? No, all'inizio siete partiti. Sì, noi sempre finiamo a set, facciamo più errori che Busto. Questo è differenza, perché per questo pensiamo a partita. Allora, quattro partite ancora, la classifica si deve delineare. Come vedi queste quattro partite che mancano, e cioè, qual è secondo te, quali sono le possibilità della tua squadra? Sai, è difficile, perché tutti i partiti sono difficili, perché quest'anno tutte le squadre sono forti. Campionato se molto equilibrato, sai, certo. Sì, non sai come fa partita. Se noi proviamo a fare il nostro migliore per tutte le partite, adesso spero che finiamo in vero posto. No. Poi ci sono i playoff, no? Lì sarà un altro campionato. Sì, sì, sì. Sì, adesso però per noi è importante andare per playoff. Non è, queste quattro partite non sono facili. Proviamo il nostro migliore, che siamo in vero posto per playoff, e dopo vediamo. La cosa che secondo te è andata meglio per voi quest'oggi, al di là del risultato che non vi ha dato ragione, c'è una cosa che dici è andata bene e dobbiamo continuare su quella strada? No, adesso noi lavoriamo tanto queste ultime settimane. C'è anche la Coppa Italia. Anche per Coppa Italia. E siamo, sì, e posso vedere che siamo un pochino stanchi, però dai, lavoriamo uguale, lavoriamo più e speriamo che facciamo un migliore per la prossima. Grazie mille, allora. Grazie.